Buonasera a tutti, ciao, ben ritrovati sulla nostra Radio Saius. Sono Miro Cortini, questa trasmissione è di cosa stiamo parlando e oggi avremo un'intervista. Partirà un'intervista ed è registrata, non c'è video, però vi invito veramente ad ascoltarla perché è interessante. E perché è una sfida per me di parlare di una persona che è impegnata in politica, non diciamo di che insomma è un assessore della mia città che io conosco da tanto tempo, che da giovanissima è entrata in politica e ora fa l'assessore allo sport e anche a tante altre cose, poi sentirete, ma quello che a me interessa trasmettere a questa radio, che appunto non deve interessare il locale, a parte si parla di una manifestazione che è internazionale di cinematografia sullo sport, ma la cosa interessante, la cosa che vorrei trasmettere è l'esperienza di una persona che veramente, la conosco da tanto, posso testimoniarlo. Credere in quello che fa è veramente ci mette passione. Ci sono ancora persone in politica che sono pulite e che credono in quello che fanno gli danno l'energia giusta e la passione e l'onestà che deve essere il compito della politica. Questa persona non lo fa, lo sentirete quello che fa. E in particolare questa manifestazione. Ricominciamo come sempre, è da un mese che non ci vediamo, soltanto l'altra 15 giorni fa non ho fatto trasmissione per un problema, ma da un po' di tempo leggiamo sempre da 101 Storie Zen un pezzettino che così è un po' un'introduzione. E in questo caso capite perché ho scelto questo. Dovrebbe essere grato chi dà. Quando Sei Sestus era il maestro di Engaku, con questi nomi un po' strani, orientali, ma dobbiamo abituarci, la Cina è vicina, no? È entrata in casa nostra ormai, già da un po', credo. Comunque. Il maestro di Engaku a Kamakura a un certo punto aveva bisogno di un alloggio più grande perché quello in cui insegnava era sovraffollato. Seibei, un mercante di Edo, decise di donare 500 pezzi d'oro che si chiamavano Ryo per la costruzione di una scuola di meditazione e Zen più comoda e portò questa somma all'insegnante. Sei Sestu disse: Bene, lo accetto. Umezu diede a Sei Sestu il sacco dell'oro, ma il contegno dell'insegnante non gli garbò troppo. Con 3 rio si poteva vivere per un anno a quel tempo. Là ce n'erano 500 e il mercante non si era nemmeno sentito dire grazie. In quel sacco ci sono 500 rio, osservò Umezu. Me lo hai già detto, rispose Sei Sestu. Anche se fossi un mercante ricchissimo, 500 rio sono sempre un mucchio di soldi, disse Umezu, e sono per la causa dello Zen e della meditazione. Vuoi che ti ringrazi? Domandò Sei Sestu. Dovresti farlo, rispose Umezu. E perché? Vuole sapere Sei Sestu. Perché dovrebbe essere sempre grato chi dà. Ecco, questo è un po' la piccola morale. Ecco, qui sentirete parlare una persona che dà, in politica ha dato, nell'amministrazione delle cose che ha seguito, con passione e con determinazione, e quindi è un caso che può essere di interesse per tutti, perché la politica tante volte è vista appunto con distanza,
sembra che siano persone che fanno solo i loro interessi o sono egocentrici, pensano solo a se stessi. C'è invece persone che veramente considerano la politica un bene comune, un qualcosa da fare perché chi lo fa ha le competenze e lo fa al massimo delle sue possibilità. Tutto qua. Vedrete qualche immagine di questa manifestazione di cui parliamo, e quindi direi alla regia di far partire l'intervista. Sono 20 minuti, 22 minuti, ci sono poche domande mie e vi rimando alla prossima trasmissione fra 15 giorni. Sperando di trovarvi sempre più numerosi e ci farebbe tanto piacere che qualcuno scrivesse su Facebook, sulla nostra pagina, un'impressione, un consiglio, anche un qualcosa di negativo, va benissimo, lo costruiamo assieme un po' la radio è essendo comunicazione, la si costruisce anche assieme, la si costruisce assieme agli ascoltatori. Per noi è importante che ci sia un ritorno, se possibile. E quindi vi chiedo di ascoltare e di scriverci qualcosa sull'impostazione. Mi scuso sulla qualità un po' della registrazione perché ho usato per la prima volta un registratore digitale e non ho ben calcolato le distanze e i volumi, non è, magari si sente meno bene di come mi sentite adesso. Mi spiace un po' di questo, però insomma si sente comunque bene e poi mi affido comunque alla magia delle mani di Rosario per calibrare e equalizzare il tutto. Quindi buon ascolto. E alla prossima trasmissione tra 15 giorni di che cosa stiamo parlando. Ciao a tutti e buon ascolto ancora. Ciao. Alla Casa dello Sport, che l'ex il GIL era la casa della gioventù italiana del Littorio, quindi Forlì è piena di architettura del periodo fascista e il fatto di trasformare questa realtà in una realtà comunitaria che è a favore di tutti è grazie a una persona che abbiamo qui davanti, che si chiama dottoressa Sara Saporini, assessora, perché ci sono dei termini istituzionali per eccellenza e credo che questo sia uno di quelli, quindi sì. E che fra l'altro assessora non solo allo sport, ma anche a eventi istituzionali, manifestazioni pubbliche, servizi demografici, toponomastica e statistica, igiene e salute pubblica e benessere animale. Basterebbe questo per fare un'intervista di 3 ore, insomma, anche perché gli impegni sono vari e tanti. Comunque quello che a noi interessa qui è intanto quello che succede qui in questi giorni, che è una cosa unica in Italia e anzi direi ha un primato. Ci troviamo appunto questa qui la Casa dello Sport e dove viene iniziato un vero e proprio festival internazionale di cinema e televisione sportiva. Internazionale, questo è importante. Parliamo di 60 opere cinematografiche e televisive dedicate a 41 differenti discipline sportive per 200 ore di proiezione su 10 schermi allestiti sui due piani della Casa dello Sport. La durata è di 3 giorni, per cui chi si trova in zona e vuole venire a vedere una cosa bella, chi è amante dello sport, qui trova di che divertirsi e di che ammirare, perché ci sono anche cimeli, ci sono costumi, ci sono foto bellissime. Ecco, e questo è grazie al lavoro di questa dottoressa
dottoranda, dottoressa e dottore, ma è anche dottore di ricerche storie contemporanee. Sì, sì, allora, ricerca storie contemporanee. Una parola solo la devi a chi è intitolato questa casa dello sport e perché? Allora, è intitolata ad una figura straordinaria, che è veramente un nostro eroe, io credo nazionale, se non europeo, mondiale, che era un forlivese, che si chiamava Adriano Casadei. È stato un partigiano della banda Corbari, è stato impiccato in Piazza Safi il 18 agosto del 1944, era una figura straordinaria perché è stato un esempio non solo di grandi valori, perché penso che il valore più grande oggi, ancora oggi, sia quello di sacrificare la propria vita per la libertà altrui, e questa è la prima cosa, ma veramente lo è stato anche nella sua vita. È stato uno sportivo, era un apparteneva comunque all'esercito, quindi è stato un combattente in primis, ed è stato un esempio soprattutto valoriale, di patrimoni di valori, ed è stato un grande sportivo, e quindi abbiamo voluto dedicargli il palazzo più importante che abbiamo a Forlì, dedicato appunto allo sport, che è questo Casa dello Sport, ex GIL Adriano Casadei. Grazie, sono contento di questa cosa, che di questa spiegazione perfetta, perché io ho fatto per 4 anni palestra all'Adriano Casadei, negli anni che furono, e quindi sapevo queste cose, ed è molto bello il fatto che appunto la casa dei Badil, la casa dei valori fascisti, siano stati trasformati in qualcosa di patrimonio di tutti i democratici. Ora è casa sua questa, esatto. Ecco, quindi ha vinto anche moralmente questo punto di vista, sicuramente questo era un riconoscimento che la città di Forlì voleva dargli. A proposito del dottorato di ricerca storica contemporanea, proviamo a fare una domandina, così, tanto per scherzare, anche, no? Vai. Era il 30 giugno 2014, cosa successe quel giorno lì? Il 30 giugno 2014, allora, se sei preparata. Allora, sicuramente ero già assessore il 30 giugno del 2014, e sto cercando di ricordare, perché sono siccome hai fatto tante cose, non puoi ricordarti tutto quello che hai fatto. Il 30 giugno 2014 semplicemente hai rilasciato la prima intervista da assessore. Guarda, la prima intervista da assessore, e quindi adesso che dopo 5 anni ti avvicini a un quinquennio, quindi alla conclusione di un grosso lavoro che hai fatto in questo tempo, e di cui i risultati ci sono presenti qui, ma ce ne sono anche tanti altri, un altro in particolare ne parliamo, e la prima cosa che tu dicesti è che il tuo primo intendimento era di incontrare tutte le 162 associazioni sportive nel territorio e censire le strutture per poterle riconoscere e riconvertire. Ce l'abbiamo fatta. Mi è venuto in mente, grazie Miro, perché ce l'abbiamo fatta. Io penso ce l'abbiamo fatta, ma siamo andati adesso senza nessuna presunzione, però la risposta del nostro mondo sportivo è andata oltre. Sono stati, io ho passato i primi anni ovviamente a conoscerli, capire quali erano le loro problematiche, ad ascoltarli, perché credo che l'ascolto siano, il confronto e la conoscenza siano le prime cose che un amministratore deve fare, deve avere, soprattutto per quello che riguarda i suoi principali interlocutori, quindi in questo caso le società sportive, ma credo che siamo andati, dicevo, oltre, perché siamo riusciti a coinvolgerli in questi anni in progetti veramente importanti, che hanno dato lustro sicuramente in primis, come ho detto anche oggi, all'inaugurazione di questo festival. Il primo pensiero è per loro, cioè per valorizzare il mondo sportivo forlivese. Il secondo però è immediatamente legato alla città di Forlì, quindi anche alla promozione della nostra bellissima città. E quindi Città Europea dello Sport 2018, Festival del Cinema e della Televisione Sportiva Internazionale, tra, diciamo, i progetti direi più grossi
che hanno coinvolto il mondo sportivo, ma coinvolto significa abbiamo chiesto la loro, non solo la loro presenza, ma le loro storie, i loro documenti, le loro maglie, le loro palle da gioco, i loro strumenti, le loro testimonianze, quindi coinvolti in questo senso, e hanno risposto, soprattutto vederli oggi così numerosi, no, io credo che abbiano risposto e ormai si stiano abituando a fare squadra, che è la cosa principale che io ho cercato di fare e vorrei continuare a fare, comunque che ho cercato di fare in questi 5 anni, fare squadra, quindi non solo conoscenza reciproca, istituzioni, mondo sportivo, ma anche tra associazioni e società sportive del mondo sportivo, sicuramente della città, ma anche del territorio, comunque sicuramente della città, l'idea di fare delle cose insieme e farlo per la propria città. Bene, grazie. Mi hai anticipato sulla seconda domanda che ti volevo fare, sempre giocando sulle date, però non abbiamo detto la data. Ti ricordi il titolo di quella? Io adesso non lo ricordo. No, adesso voglio, non in questi giorni. Voglio una città sportiva. Non è mica una cosa da poco. Sì. Direi che oggi, quando Ascani ha detto che Forlì è la città più sportiva che abbia conosciuto, abbiamo chiuso il cerchio, no? Direi di sì. E un'altra data importante è l'8 novembre 2016. Cosa succede lì? L'8 novembre 2016. Se non sei preparata su questa, dottoressa, ti vedo in difficoltà. Mamma mia, ne abbiamo fatte talmente tante. L'hai già detto. Rassegnazione del titolo di città europea. No, però aspetta, 2016 noi avevamo presentato la candidatura, c'eravamo 2016 perché siamo stati nel 2017. Dai documenti c'era già l'approvazione. Hai ragione, sì, assieme, era la fine del 2016. Assieme a Folì, tra l'altro. Sì, perché noi abbiamo, scusa, hai ragione Miro, hai ragione tu, perché adesso non ricordavo che tra l'altro abbiamo avuto, che Forlì ha avuto un po' questa specificità, cioè di avere il titolo ufficialmente assegnato nel 2018, ma proprio perché Forlì aveva dimostrato di avere, come dire, carte molto importanti, non ha ottenuto solo un'annualità, ha ottenuto una biennalità, quindi noi siamo stati in realtà Città Europea dello Sport dal 2017. Questa è una news. Sì, l'ho detto a pochi, però sì, cioè formalmente, come dicevi tu, è stato assegnato a novembre del 2016 con l'anno apicale nel 2018, però già con la possibilità di utilizzare la qualifica anche nell'anno del 2017, quindi in realtà siamo stati penso l'unica città in assoluto che ha potuto, come dire, valorizzare, utilizzare questa qualifica per un biennio, quindi 2017-2018. Che impegno è costato? È stato un impegno molto importante, tanta passione. Nel quale però hai avuto anche molte soddisfazioni. Ma tantissime, ne ho avute veramente, io sono e molto... E non parliamo appunto del locale, qui parliamo del nazionale. Anche del nazionale, perché di Forlì io adesso vado in giro, se ne parla da tutte le parti, se ne parla negli ambienti sportivi, appunto che tu vada a Roma, Milano, Torino, cioè Forlì viene richiamata, viene portata ad esempio, non so, perché è passato il Giro d'Italia, perché c'è stata la Federation Cup, perché è arrivato l'ESIRC, perché ci sarà la Coppa Bartali, perché c'è stato il Festival del Cinema e della Televisione Sportiva Internazionale. Perché ci saranno tante cose, ci sono state veramente in questi anni tantissime iniziative grandi e piccole che hanno fatto veramente da cassa di risonanza per lo sport Forlì e lo sport Forlì. Perché è facile parlare di una Bologna, Milano, Roma con storie sportive, parliamo del calcio per esempio, ma una Forlì che per esempio appunto nel calcio non si è mai distinta in maniera eccezionale, però quante associazioni sportive ha ancora oggi? Ha più di 350 società sportive Forlì. E quindi sono molte di queste sono affiliate a enti di promozione, quindi molte di
molte di queste anche dal CONI vengono comunque riassunte in alcuni grandi contenitori che ancora oggi rappresentano i nostri enti di promozione, quindi ECS, WISP, Libertas, CSI ed Edera. Però posso citare dei numeri anche rispetto alla, diciamo, alla popolazione sportiva. Quindi, scusa se ti interrompo, cioè, è sicuramente anche la casa del dilettantismo, e questo è molto importante, perché lo sport agonistico prezzolato lo conosciamo tutti, lo vediamo, e a volte un po' stanca anche, o no? Assolutamente sì. Qui c'è un altro progetto, c'è un altro discorso. Qui c'è la consapevolezza e la grande, il grande orgoglio, devo dire, di poter contare su un popolo di società sportive che fanno sport a livello dilettantistico, amatoriale e soprattutto giovanile, che è veramente l'ossatura di tutta l'articolazione sportiva forlivese. Questa è, come dire, è il mare, il grande, è il grande corpo della nostra città, del nostro corpo sportivo cittadino, che è una cosa diversa rispetto a, invece, allo sport di vertice, quello professionistico, che comunque ha le sue tappe importanti anche a Forlì, perché abbiamo una tradizione fortissima sul basket, una società che abbiamo risollevato nel 2015, che è rinata e che oggi milita in un campionato di A2 e che trascina una grande passione per la propria città. Abbiamo un calcio che ha una grande storia, che quest'anno anche compie i suoi 100 anni di vita. Abbiamo la pallavolo, qui sono passati campioni come Vigor Bovolenta, quindi abbiamo avuto grandi figure, per non parlare del ciclismo, che ancora oggi, da Ercole Baldini a Matteo Montaguti e Matteo Malucelli, veramente ci dà ancora grandi soddisfazioni. Quindi, per dire, abbiamo veramente un po' di tutto, quindi una grande storia nella quale Forlì si identifica, sapendo e avendo questa grande, diciamo, forza ed energia che ci deriva da questa spinta dal basso, soprattutto per quello che riguarda lo sport e il suo mondo associazionistico. Parlando di altri sport, visto che hai fatto bene a ricordare, perché siamo qui nel locale, non è che è stata data questa assegnazione alla città di Forlì, perché c'è anche una storia, insomma, una storia anche di professionismo, comunque di eccellenze. Ercole Baldini rimarrà nella storia per sempre. Rimarrà nella storia per sempre la Monica Galassi, che campionessa che ha in tutte le categorie dove si è espressa, ha avuto risultati. Poi abbiamo un grande, scusa se ti interrompo perché non lo vorrei mai dimenticare, ma un grande dirigente a livello questo internazionale, che ancora oggi viene ricordato ovunque e che il mondo ci invidia, che è il professor Bruno Grandi, che tra l'altro è il padre putativo di quello che dovrà diventare. Oggi abbiamo allestito alcune sale in questo contesto del festival, qui proprio alla Casa dello Sport, quindi sale, mostre, esposizioni, è una forma anche di proiezione e di per vedere come sarà poi il Museo Nazionale della Ginnastica. Comunque era per dire che abbiamo una figura come quella di Bruno Grandi, che veramente ha fatto tantissime cose a livello mondiale, sto parlando del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, sto parlando del CONI, quindi ha avuto ruoli importantissimi, quindi ha segnato la storia dello sport non solo locale ma nazionale, se non appunto internazionale, ma sicuramente ha fatto tantissime cose per la propria città, in primis questo progetto che adesso si sta riavviando e quindi che sicuramente rappresenterà un unicum anche questo nel panorama mondiale dello sport. Ecco, passando direttamente alla persona, quando sempre ritornando a quella prima intervista, ti chiedo, ma lei è una sportiva? E tu gli hai risposto per le rime, perché mi sembra che tu di attività sportiva ne abbia fatta tanta, magari continui a farne, e credo che questa l'esperienza da atleta comunque, no? Che dal dilettantismo, poi magari l'agonismo, il dilettantismo e l'agonismo, sono due elementi fondamentali,
non abbiamo ricordato i meriti della squadra Fiorini di softball femminile, che ha vinto campionati per anni, ha dominato, come anche nel pattinaggio a rotelle abbiamo avuto un grande campione, Fabris, mi ricordo. Sei giusto messo in pausa. Sconfitta perché dicevo che proprio perché lo sport aiuta ad affrontarle, ad affrontare anche i momenti più negativi, è proprio è il carattere dello sportivo quello che tende comunque subito ad archiviare una, diciamo, sconfitta, che sia totale, che sia parziale, per ripartire immediatamente, quindi non considerare chiusa quella partita, quella vicenda, e quindi trovare il modo per portarla avanti. Quindi noi sportivi non conosciamo il significato della parola sconfitta, anche se è chiaro ci sono le difficoltà, ci sono i momenti molto difficili, che ti devi misurare sempre con un mondo che è ancora, dove ci sono ancora tanti stereotipi, soprattutto per ragazze o comunque per le giovani donne in ambienti maschili, però io dico sempre che oggi le persone apprezzano e guardano molto alla persona più che al genere. Io ho saputo, credo, in questi anni, soprattutto nei primi anni, di farmi conoscere, quindi di fare conoscere la mia persona prima che altro, prima ancora che ruolo anche di assessore, e questa cosa è stata apprezzata, e quindi è stato possibile creare subito un patrimonio di relazioni. Oggi io ho un modo di approcciarmi anche a loro, di approcciarmi ai miei interlocutori, veramente molto informale, perché ormai è anche con i quali si può anche scherzare su quelli che potevano essere degli stereotipi iniziali, perché ormai mi conoscono, sanno che persona sono e sanno, ad esempio, che io amo fare politica, io amo quello che faccio, devo ringraziare anche il mio percorso di studi, perché ho amato, amo fare ricerca, amo studiare la storia, amo tantissimo la storia. La storia però mi ha sempre, diciamo, questa voglia di mettermi sempre alla prova, no? Un po' lo sport, un po' la storia, continuano a soffiare sul fuoco, perché anche nel percorso che ho fatto di ricerca, io ho studiato in particolare un'età straordinaria, quella del Risorgimento, quindi l'alba di tutti i sentimenti, dei valori patriottici, quindi un momento particolarmente fecondo della nostra storia, non solo nazionale ma direi internazionale, mi ha sempre, insomma, spinto a voler agire nelle cose, e quindi ha stimolato molto questo mio senso di spirito civico, ed ecco perché sono arrivata a fare poi prima il consigliere comunale, quindi a mettermi in gioco nel 2008 con Roberto Balzani, poi diventare assessore con Davide Drei. Devo dire, due persone che mi hanno insegnato molto, anche caratterialmente diverse, però hanno completato in maniera importante anche la mia formazione. Comunque, a chi mi chiede cosa voglio fare da grande, esatto, voglio continuare a fare l'assessore dello sport della città di Forlì, perché credo che il ciclo vitale di un amministratore siano 10 anni. Io ho fatto i primi 5, ci sono ancora tante cose che sono in cantiere, che devono essere finalizzate, che vorrei fare, che vorrei, come dire, mettere a sistema prima poi di lasciare il ruolo, perché poi c'è anche un altro discorso. Poi dicevo il ciclo vitale, però c'è anche un ciclo fisiologico delle persone, per cui io oggi ho un entusiasmo, una passione, una carica che mi permette di cavalcare insieme a questo mondo che è straordinario. Il mondo dello sport è dinamico, è movimento, sei sempre in un posto e in un altro, devi essere veloce e rapido nei movimenti, nelle parole, nei discorsi. Questo oggi vuole del fisico, questo oggi sicuramente sono ancora in grado di farlo, però penso anche che poi arriverà un momento in cui giustamente io lascerò il testimone a persone anche, come dire, che hanno motivate quanto me, che potranno, come dire, sicuramente con altrettanta dinamicità portare avanti questo ruolo, che è veramente bellissimo, perché
lo sport merita e merita tutto il tempo, tutta la passione, tutto il dinamismo di cui un essere umano è capace, e questo è ancora il motivo profondo che mi spinge a giocarmi di nuovo questa, come dire, questa partita per continuare a svolgere questo ruolo straordinario. Grazie, grazie all'assessora Sara Saporì di questa intervista interessante, varia, dove ci sono elementi personali e risultati e obiettivi raggiunti di livello elevato che non abbiamo potuto raccontare, perché 5 anni di assessorato non sono poco, però quello che ci interessava era raccontare l'esperienza di una donna che giovane, a 34 anni è entrata nel consiglio comunale e oggi fa cose che sono di caratura europea, e quindi questo mi sembra già qualcosa, e sono le persone che fanno, quindi la politica non è fatta solo di giochini, di giochetti, ma è fatta anche di passione, partecipazione, e quando c'è questo e c'è serietà e onestà di fondo, e questo non è stato detto, ma conoscendo la persona lo posso garantire io, anche se la mia parola vale, ma mi pare che non ci sia assolutamente nulla da ridire mai negli anni di letture che ho fatto. Quindi una persona che ha impegnato veramente tutte le sue risorse personali e finanziarie per gli obiettivi che voleva raggiungere. Solo per fare qualcosa per gli altri e per la propria città, perché la politica è fatta ancora per persone che amano le cose che fanno e che lo fanno per un senso più alto, per un senso di bene comune. Res pubblica. Grazie. Grazie a te, Miro, altrettanta stima mi lega a te. Grazie. Eccoci, questa è l'intervista che abbiamo fatto tre giorni fa, questa manifestazione è terminata ieri e ha avuto un buon successo, anche sui media potete andare a vedere nei siti di riferimento di questa manifestazione, appunto sullo sport come spettacolo, basta che digitate anche questo, sport che spettacolo, comune di Forlì, e andate a vedere, ci sono tante immagini, perché c'erano 10 sale attrezzate, c'erano tanti cimeli anche olimpionici, attrezzi di ginnastica o di vari altri sport, maglie, tante foto, veramente interessante e ben organizzato. Quindi crediamo di aver dato una testimonianza di un lavoro di una persona che si occupa di politica. Con questo io vi rimando alla prossima trasmissione, non ho ancora pensato di che cosa parlerò. Come sapete, la mia è una trasmissione un po' a sorpresa, e infatti il titolo è di che cosa stiamo parlando. Spero con questo comunque di interessarvi, e quindi ci risentiamo sicuramente fra 15 giorni, sempre grazie al nostro grande network di Radio Science. Ciao a tutti, ciao.